Benvenuti nell'epico racconto delle più grandi battaglie della storia di Warhammer. Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata introduciamo una nuova rubrica dedicata alle grandi battaglie del vecchio mondo di Warhammer. Ovviamente la nuova rubrica si chiamerà Warhammer Fantasy Grand Battle, in omaggio proprio alle guerre e ai grandi scontri tra le razze che hanno sconquassato la geografia e l'assetto delle varie razze del mondo del vecchio mondo. In questa puntata in particolare ci dedicheremo a uno degli eventi più catastrofici dell'era antica del mondo di Warhammer, che ha posto fine alla supremazia all'egemonia su tutto il vecchio mondo di due importantissime razze, ovvero sia i nani e gli elfi. Il conflitto in questione ha assunto vari nomi a seconda di chi racconta questa storia. Per i nani è conosciuta come la Guerra della Vendetta, per gli umani, per le primitive tribù umane che rimasero loro malgrado invischiate in questo conflitto, nel senso che vissero questo conflitto ai margini della loro primitiva società, è chiamata la Guerra degli Antichi. Per gli elfi, che combatterono questa guerra asprissima contro il loro, quello che diventerà il loro più acerrimo nemico, è conosciuta come la Guerra delle Barbe, per i motivi che adesso vi racconto. Le origini della Guerra delle Barbe affondano nel turbolento periodo della scissione, ossia quando Ultuan venne sconvolta dal più grande gesto di tradimento che si potesse immaginare. Malekith, figlio di Aenarion il Difensore, colui che aveva salvato l'isola continente dalle invasioni dei demoni ai tempi delle antiche guerre che si combatterono dopo il crollo dei Cancelli del Caos, tradì la sua razza e coinvolse in una asprissima guerra civile metà della popolazione dell'isola di Ultuan. In quei turbolenti periodi fratello combatté contro fratello e innumerevoli atti di tradimento vennero perpetrati. Addirittura il re fenice eletto Bel-Shannar venne ucciso da Malekith. Il consiglio dei nobili di Ultuan elesse come comandante delle forze militari di Ultuan un generale che veniva da Caledor, Caledor I, il conquistatore. Caledor I si dimostrò un generale infallibile e, con la forza di Ultuan alle sue spalle, strinse d'assedio le fortezze degli elfi leali al re Stregone, quello che era conosciuto come il re Stregone, e lo sconfisse costringendolo ad abbandonare l'isola continente di Ultuan. A seguito di eventi cataclismici, Malekith e le sue incantatrici sollevarono parte dei castelli della Nagarite e fuggirono in mare. Convinti di aver posto fine alla minaccia degli Elfi Oscuri al controllo dei troni gemelli di Ultuan, gli Elfi si dedicarono al consolidamento del loro potere. Durante questo turbolento periodo, Caledor I aveva sospeso i traffici commerciali con l'altro grandissimo impero che invece dominava gran parte della terraferma, il Regno dei Nani. L'impero dei Nani, all'epoca di cui vi parlo, siamo circa 2005 anni prima dell'avvento del semidio Sigmar che unificherà poi l'impero, si estendeva in tutto il vecchio mondo e aveva colonie e miniere non solo lungo i monti dei confini del mondo, dove si trova tuttora la capitale del Regno dei Nani, Khar-Zakhar-Az o Monte Eterno, e da lì il sommo re dei Nani governava una serie infinita di roccaforti, miniere e avamposti, tutti collegati dalla Via dei Nani, che consentiva rapidi spostamenti di truppe e di beni lungo tutto l'asse commerciale dei Nani. Era un impero floridissimo, era un impero che faceva del commercio la sua ragione di vita e che la guerra civile degli Elfi aveva privato di un valido partner commerciale. Ovviamente c'è da dire questo per capire le difficoltà che avverranno successivamente. I Nani non sapevano nulla della scissione degli Elfi. Per loro la chiusura dei rapporti commerciali era dovuta a problemi interni degli Elfi, che non erano mai stati specificati. Gli Elfi non parlavano all'esterno, non parleranno mai del tradimento di Malekith e dei suoi seguaci, e quindi i Nani non riuscirono mai a capire il perché gli Elfi di colpo cessarono i rapporti commerciali. Con la morte di Caledor I, avvenuta tra l'altro a mani degli Elfi Oscuri, durante uno degli inseguimenti di una delle Arche Nere, venne nominato il successore di Caledor I il Conquistatore, un guerriero che
passò tristemente alla storia nelle cronache degli Elfi, che assunse come nome Caledor II, in omaggio al padre. Caledor II era un potente guerriero, tuttavia mancava dell'acume tattico e della lungimiranza diplomatica che avevano contraddistinto l'operato del padre, che era riuscito a rendere Ultuan, nonostante il grave colpo subito da Malekith e dai suoi seguaci, la potenza militare migliore del mondo di Warhammer. Durante il regno di Caledor II vennero riaperte le rotte commerciali che appunto erano rimaste chiuse durante la scissione e rifiorirono i commerci tra gli Elfi e i Nani. Si diceva che i giocattoli frutto dell'ingegno dei Nani erano una delizia dei bambini degli Elfi e che solo i più nobili potevano appunto permettersi l'acquisto di queste fantastiche opere di ingegneria. I rapporti quindi fiorirono nuovamente tra le due superpotenze che all'epoca combatterono spalla a spalla per liberare il vecchio mondo, soprattutto le foreste del vecchio mondo, dalle creature del caos che erano rimaste dopo il crollo dei cancelli polari. Malekith, durante gli anni in cui era conosciuto come Malekith il Grande, era stato spesso ambasciatore presso i Nani ed era addirittura diventato amico intimo del loro sommo re, Snorri Barbabianca, il più grande dei re dei Nani, la cui possanza è rimasta tuttora ineguagliata, che poi passerà alla storia come il Nano Bianco. Sul letto di morte Malekith aveva giurato eterna amicizia del popolo elfico al popolo nanico, e tuttavia, in spregio a questo giuramento, Malekith, che conosceva le rotte commerciali segrete dei Nani, essendo appunto stato ambasciatore a Karazakaraz, inviò pattuglie e raid di elfi, oscuri ovviamente, ad attaccare questi convogli. L'unica cosa che Malekith specificò ai suoi seguaci è che questi attacchi, condotti senza pietà, dovevano essere seguiti da guerrieri vestiti con le armature e le corazze degli Asur di Ultuan. Ovviamente i Nani, che non sapevano nulla della scissione, dopo i primi repentini attacchi, inoltrarono le loro lamentele per le morti subite, ma soprattutto per i carichi preziosi, i gromlir di altro minerale, che erano stati trafugati, direttamente al sommo re. E l'impero dei Nani, con una sola voce, domandò il giusto risarcimento al re fenice di Ultuan. All'inizio il re fenice non si mostrò preoccupato da questo problema, fino a quando l'ambasciatore dei Nani, nonché cugino del sommo re attualmente regnante, re Gotrek Spezzastelle, si recò personalmente a Ultuan e domandò il risarcimento richiesto dal sommo re direttamente al re fenice. A questo punto il re fenice diede una risposta molto poco diplomatica, se non addirittura offensiva. Disse all'ambasciatore che il re fenice non rispondeva a nessuna richiesta, ma avrebbe acconsentito ad una supplica del re dei Nani. Questa cosa per il popolo nanico tutto fu inaccettabile. L'ambasciatore tornò di nuovo a Ultuan e riferì che il sommo re dei Nani non pregava né elfi né dei e avrebbe richiesto il doppio del risarcimento inizialmente chiesto per via dell'implicito insulto. La risposta a questo punto degli elfi fu immediata e brutale. Il re fenice fece circondare la spedizione dei Nani, che era arrivata a Ultuan sotto bandiera bianca, fece rasare a zero il nano, dopodiché scacciò il nano da Ultuan con questa promessa: se i Nani avessero voluto un risarcimento, potevano venire a Ultuan e chiederlo di persona. Ovviamente la situazione divenne ben presto intollerabile. Agenti degli Elfi Oscuri sparsi in tutto il vecchio mondo sollevarono risentimenti e rancori a lungo tempo sopiti. E la risposta a questo grave insulto da parte dell'Impero dei Nani al Regno di Ultuan poteva essere solo una: la guerra. Re Gotrek Spezzastelle, dal suo seggio su Karazakaraz, convocò alla guerra tutto il Regno dei Nani e ordinò che le fucine e le forge di tutto il suo impero producessero armi e armature senza alcuna sosta. Dopo un anno dall'incidente della barba, le armate combinate di tutto il Karakankor marciarono risolute su quella che era la principale città commerciale posta sulle spiagge del vecchio mondo, la città di Tor Alessi. Oggi questa città non esiste più, è attualmente una città bretoniana, ma parliamo di diversi millenni dopo.
Arrivati innanzi alle mura di Tor Alessi, il re dei nani pronunciò un solenne giuramento. Avrebbe avuto la sua ricompensa, o in oro o in sangue elfico, oppure si sarebbe raso la barba. Era un giuramento molto importante. Il cugino del re, l'ambasciatore presso la corte del re Fenice, aveva già pronunciato il giuramento dello sventratore. E consentire che il proprio re prendesse il giuramento dello sventratore per il disonore e la vergogna era una cosa che i nani ritenevano inconcepibile. L'intera potenza dei nani era pronta a morire affinché il loro re non subisse questo fato. Le autorità degli elfi di Tor Alessi, che bontà loro non erano a conoscenza di questi intrighi diplomatici e questi giochi di potere, rimasero stupite dalla presenza di così tanti nani armati di tutto punto e vennero rapidamente travolte. Riuscirono a mandare un disperato messaggio di aiuto a Ultuan, dove la richiesta di questa ribellione del popolo corto, così come gli elfi erano arrivati a considerare i nani, venne accolta con rapido sdegno. Caledor II ordinò che un'immensa flotta, che quasi l'intera potenza militare di Ultuan, fosse radunata e spedita nel Vecchio Mondo per dare una lezione a questi botoli presuntuosi. Alcuni dei suoi consiglieri si opposero a questa scelta, dicendo che questo enorme dispendio di energie avrebbe lasciato Ultuan praticamente sguarnita. Caledor II, in uno sprezzo di arroganza e probabilmente ignorando la minaccia posta dagli Elfi Oscuri, dichiarò che avrebbe liquidato il problema in un paio di settimane, che la potenza combinata di Ultuan non poteva essere fermata. Enormi navi drago, la potenza intera di tutta l'isola continente, nonché un nutrito contingente di principi drago, che all'epoca non erano le unità montate a cavallo, ma andavano in battaglia sul dorso di draghi, quindi delle creature più potenti del mondo di Warhammer, si preparò a partire. Una settimana dopo, l'intera flotta di Ultuan sbarcò a Tor Alessi e si scontrò con i nani, i quali erano impreparati alla potenza militare scatenata loro contro e dovettero lasciare la città. Dopo questo evento seguirono 400 anni di guerre. La potenza di due interi eserciti, contrariamente alle previsioni di Caledor II, era tale che per piegarsi l'una all'altra ci vollero ben 400 anni, generando una acrimonia tra le due razze che ancora oggi non è stata messa a tacere. Ovviamente entrambe le parti in causa si resero conto di aver commesso un enorme errore di valutazione per quanto riguarda la potenza del loro nemico. Gli elfi si resero conto che i nani avevano delle roccaforti virtualmente imprendibili. Infatti nessuna roccaforte degna di questo nome cadrà mai nella presa degli elfi, i quali si accontentarono di attaccare miniere ed avamposti che poi risultarono essere appunto i luoghi più scarsamente difesi dell'impero dei nani, mentre i nani giudicarono la forza militare degli elfi sulla base dell'ultima delle loro province, la città di Tor Alessi. E si trovarono davanti ranghi su ranghi di picchieri in armatura scintillante, cavalieri in armatura rapidi e veloci come il vento, nonché i draghi che i nani, loro malgrado, non erano preparati ad affrontare. I nani ebbero lo scontro con quella forza che aveva sconfitto il peggior incubo scaturito dai portali del Warp. E quindi in realtà, durante i 400 anni di guerra, lo scontro si fermò in un brutale stallo. La potenza militare ed economica di questi due grandi imperi venne quasi del tutto dilapidata nello sforzo bellico. C'è da dire anche una cosa, i nani e anche gli elfi avevano una conoscenza dei venti della magia che oggi non è lontanamente paragonabile. I maghi elfi erano in grado di cancellare interi reggimenti con sfavillanti scoppi di energia e i forgiarune dei nani erano in grado di armare interi reggimenti di guerrieri con armi ed armature runiche che oggi sono appannaggio dei più grandi eroi del mondo di Warhammer. Ovviamente non mancarono episodi di eroismo e biechi tradimenti in questa guerra. Ve ne racconto solo alcuni. Durante l'attacco ad una miniera dei nani, gli elfi si strinsero in quadrato, scatenando tutte le loro frecce sul muro di scudi nanico che imperterrito subì lo sbarramento di frecce degli elfi. Dopodiché, quando gli elfi esaurirono le munizioni e li attaccarono in corpo a corpo, li massacrò tutti senza pietà.
In quell'occasione il cugino del sommo re, Morgrim, distrusse l'intera forza degli elfi e uccise il fratello del re Fenice, prendendo in quel momento il soprannome di El Digidium, ossia la rovina degli elfi. Dall'altra parte, in un convoglio nanico rimasto isolato, si trovava a combattere il figlio del sommo re dei nani, Snorri Mezzamano, che venne attaccato da un esercito degli elfi superiori di numero, comandato per l'occasione dallo stesso re Fenice, che spesso e volentieri prendeva direttamente il comando delle operazioni militari. Il re Fenice attaccò questo contingente e lo circondò fino a quando il figlio del sommo re dei nani accettò la sfida del signore degli elfi, il quale, nonostante mancasse di acume tattico e comunque di prodezza diplomatica, era il degno figlio del padre, un grande guerriero, che non ebbe alcuna difficoltà a disarmare il lord dei nani e a tagliargli la testa con un solo colpo della sua spada incantata. Ovviamente la perdita del figlio prediletto, nonché erede al trono, se non di tutti i nani, della roccaforte di Gotrek Spezzastelle, fu un duro colpo per il sommo re dei nani, e da qui un sentimento di odio, rancore e vendetta che, se è già famoso nell'intera razza dei nani, assunse proporzioni epiche nel corpo del sommo re. Infatti c'è da dire questa cosa: il re dei nani, Gotrek Spezzastelle, è ricordato come uno dei più longevi della sua razza, in quanto è vissuto molto più a lungo rispetto alla normale aspettativa di vita dei nani, perché aveva un rancore da sistemare. E la forza e l'energia che gli era data da questo grande compito gli impedì addirittura di morire. Dall'altro lato non mancarono episodi minori, grandi generali elfi come Lord Brook, Maglio di Pietra, e Lord Salendor di Thorakare, che combatterono ripetutamente nei 4 secoli di guerra, fino a quando non vennero essi stessi consumati nell'incendio di una roccaforte elfica a Tel Tamaria, che venne attaccata da diverse armate naniche, fino a quando i due combattenti incrociarono di nuovo ascia e spada in questo inferno che era diventato questa città, finendo anch'essi consumati per non cedere di un passo davanti all'odiato nemico. La situazione che si era venuta a creare era ormai diventata insostenibile. I generali degli elfi non riuscirono a portare avanti nessun risultato tattico degno di nota, e quindi Calendor II, commettendo il suo ultimo fatale errore, congedò i suoi generali e decise di prendere personalmente il comando delle forze riunite degli elfi. Con la sua guardia del corpo partì personalmente alla volta di Ultuan, deciso a porre fine in pochi mesi, con lui al comando in maniera definitiva, l'intera guerra. Arrivato a Thoraressi, trovò la città assediata da diverse forze naniche, le quali, mancando ancora della tecnologia polvere nera per i quali saranno famosi nei secoli e nei millenni successivi, non riusciva ad abbattere le possenti mura degli elfi che nel frattempo erano state edificate intorno alla città. Calendor II, con i suoi più grandi consiglieri, si preparò a trascorrere lì la notte, se non che i nani a questo punto cambiarono tattica. Anziché sprecare le catapulte, le baliste e le armi non a polvere nera della loro razza contro le mura virtualmente imbattibili, si dedicarono alla distruzione delle torri. Infatti il 14° assedio di Thoraressi, che è appunto l'ultima grande ed epica battaglia della Guerra delle Barbe, si risolse perché l'artiglieria dei nani bombardò le torri degli elfi, e una di queste torri, cadendo e distruggendo una sezione delle mura, consentì alle truppe d'assalto dei nani, i martellatori, quindi le guardie del corpo del sommo re, di riversarsi in città. A questo punto Thoraressi era definitivamente perduta, e mentre le forze degli elfi combatterono per salvare i civili e le famiglie che erano rimaste nella città, Re Calendor II di Ultuan si trovò faccia a faccia con il re dei nani, ardente di vendetta. Il re degli elfi si era presentato nella sua magnifica armatura incantata, e sul suo capo era stata posta la corona della Fenice, il simbolo del potere degli elfi nel mondo di Warhammer, e la corona che era appartenuta a Enarion il difensore.
Regotrex Pezzastelle, bruciante di vendetta, sfidò il re degli elfi in un duello a singolar tenzone. Ovviamente, se Caledor II era un possente guerriero, Gotrex Pezzastelle, sospinto in avanti dal rancore che bruciava nelle sue vene, si dimostrò un avversario molto più valoroso del re degli elfi e, con un solo colpo dell'ascia di Grimnir, riuscì a mandare in frantumi la spada incantata del re Fenice, la stessa spada che aveva tolto la vita al figlio del re. Gettato nel fango e nella polvere, il re degli elfi supplicò l'antico amico, l'antico compagno di infinite campagne, di risparmiargli la vita. Si sarebbe fatta la pace, il pagamento del debito che gli elfi avevano nei confronti dei nani sarebbe stato saldato. Il re dei nani, a questo punto, con gli occhi brucianti, dichiarò che avrebbe trovato lui il sistema per mettere le cose a posto e con un solo colpo della possente ascia di Grimnir tagliò di netto la testa del re Fenice. Con la perdita del loro generale le forze degli elfi abbandonarono il campo portando con sé il cadavere di Caledor II, non prima che Regotrex Pezzastelle esigesse il suo giusto tributo. La corona della Fenice, la corona di Enarion il Grande, venne presa dal re dei nani, il quale dichiarò che il debito col pagamento della corona era stato saldato e dichiarò che la guerra della vendetta era finalmente giunta a termine. Tutte le forze dei nani si ritirarono nelle loro roccaforti, rifiutandosi di rispondere a qualsiasi petizione degli elfi per la restituzione della corona, che di fatto è il loro simbolo più sacro. Regotrex Pezzastelle, in una tetra parodia di quello che era avvenuto 4 secoli prima, dichiarò che se gli elfi avessero voluto la corona, potevano venire con un esercito a Karaz Akaraz e cercare di riprendersela. Ovviamente, non appena la notizia giunse ad Ultuan, ci furono dei generali che si dichiararono pronti ad approntare una forza di spedizione per assediare ed espugnare la più impenetrabile fortezza del mondo conosciuto, ossia Monte Eterno, di fatto una montagna, presidiata dai migliori guerrieri del mondo. Ovviamente il buonsenso prevalse e il consiglio dei principi degli elfi, che elesse il successore di Caledor II, il principe, il re Fenice Caradriel, prese un'altra decisione. Caradriel, che di fatto non era un grande guerriero, ma era il sovrano di cui Ultuan aveva disperatamente bisogno, si dichiarò molto più conciliante, ordinò la forgiatura di una nuova corona della Fenice e dichiarò che lo stilicidio che la guerra delle barbe aveva portato alla razza degli elfi e alla razza dei nani non poteva più continuare. Ordinò che tutte le forze ancora presenti nel vecchio mondo fossero smobilitate, che tutti i cittadini elfici presenti sulle coste del mondo del vecchio mondo tornassero a Ultuan. Nel giro di un paio d'anni nessun elfo era presente sulle coste del vecchio mondo, salvo quegli elfi che, rifiutandosi di abbandonare le conquiste dei loro avi, scelsero di rimanere sul continente. L'avvertimento del re Fenice fu chiaro: rescindendo i legami con Ultuan, nessuna protezione sarebbe arrivata dai troni gemelli. E quindi questi elfi, questi coloni che erano rimasti nel mondo di Warhammer, si ritirarono nell'unico luogo rimasto inviolato. Infatti, sebbene i nani, in spregio agli elfi e per vendetta rispetto all'incidente della barba, diedero fuoco a molte foreste vergini del vecchio mondo, una foresta rimaneva ancora. La foresta e l'avamposto elfico di Atel Loren. Ed è lì che i coloni elfi trovarono il rifugio dalle persecuzioni dei nani, affiancati dagli antichi spiriti che dimoravano nella foresta. A questo punto Caradriel si dedicò a consolidare il potere rimasto nelle sue mani, in quanto se la forza di Ultuan 400 anni prima dominava il mondo, dominava i mari e vaste armate di draghi solcavano i cieli, adesso era rimasta una frazione di quel potere. Infatti, mentre Malekith osservava divertito il massacro di elfi e nani, consolidava il proprio potere e, ancorandosi alle Arche Nere nella regione inospitale di Naggaroth, preparava il suo ritorno. E, quando i tempi furono maturi, assaltò nuovamente le spiagge di Naggarite con una vasta armata di elfi oscuri, costringendo i sovrani di Ultuan ad agire per arginare questa nuova minaccia.
Quindi non venne fatto nessun altro tentativo di riconquistare la corona di Enarion, che oggi riposa in una delle sale del Monte Eterno, simbolo della vittoria morale, se non effettiva sul campo di battaglia, dei nani sugli elfi e del predominio dei nani sul resto del vecchio mondo. Predominio anche questo che era destinato ad avere vita breve. Infatti, anche i nani avevano sofferto molto l'aspra guerra combattuta contro gli elfi e la loro forza militare era notevolmente diminuita. Molti dei più antichi forgiarune erano rimasti uccisi e tantissima conoscenza su come creare e incanalare i venti della magia nelle rune era andata persa. Inoltre, antichi meccanismi geomantici operati dai maghi sacerdoti Slan del continente di Lustria alterarono l'orbita del mondo, attivando una serie di vulcani lungo le montagne dei confini del mondo e sconquassando l'impero nanico, consentendo a Skaven, orchi e goblin di attaccare l'impero dei nani, che adesso era pericolosamente privo di risorse per far fronte a queste nuove minacce. Ma qual è stato il lascito della Guerra delle Barbe? Se da un lato l'epico conflitto tra elfi e nani ha lasciato indebolite e distrutte le due maggiori potenze che all'epoca dominavano il mondo di Warhammer, ha creato tutta una serie di occasioni. In primo luogo, gli elfi che avevano scelto di abbandonare la protezione offerta dai troni gemelli di Ulthuan, formeranno nei secoli e nei millenni a venire una nuova razza a sé stante, gli Elfi Silvani, i quali, fedeli soltanto al credo di Curno Seishan, l'epitome del dio della caccia e della dea della vita, formarono un nuovo enclave del tutto sconnesso dalla leadership dei troni gemelli di Ulthuan. Ma non solo, nelle rovine di quello che un tempo fu le città degli elfi rimaste abbandonate sulla costa e le roccaforti dei nani che vennero poi pian piano abbandonati sulla scia delle invasioni degli orchi e goblin, una nuova civiltà prese il suo posto all'interno del mondo di Warhammer. Le sparute tribù umane che avevano vissuto ai margini questo titanico conflitto e che lo riportarono nei loro miti si trovarono tutto un tratto con immense terre da colonizzare e sfruttare. Non solo, vi trovarono anche dei nuovi nemici, perché mentre la potenza combinata del Karak-Ankor dei troni di Ulthuan aveva garantito che orchi e goblin e altre oscure creature venissero tenute a bada, con i nani impegnati a difendere i loro confini e gli elfi impegnati in una guerra disperata contro i loro cugini oscuri, orchi e goblin ebbero gioco facile a riconquistare vaste aree di territorio. E saranno appunto gli uomini, nei secoli successivi, ad affermarsi come i successori dell'impero degli elfi e dell'impero dei nani, andando a creare le due più grandi potenze che adesso dominano il mondo di Warhammer: l'impero erede di Sigmar Heldenhammer e il regno di Bretonnia, erede del semidio Gils Le Breton. Con loro, infatti, l'eredità di questi due grandi imperi proseguirà e andrà avanti. Tanto è vero che, per un curioso caso e uno scherzo del destino, l'arma brandita dal dio guerriero Sigmar, il grande martello Galmaraz, era una delle armi ancestrali possedute dal re Gotrek Spezzastelle. E quindi è possibile trovare un collegamento tra il più grande re dei nani, che si era rifiutato di morire pur di lasciare un rancore in sospeso, e il dio guerriero che sarà il legame che consentirà ai nani di trovare quell'alleato che avevano perso negli elfi. Ovviamente, mentre gli elfi e i nani si dissanguavano in questo epico conflitto, lontano nel vecchio mondo, sulle rive del fiume Vite, una nuova civiltà prendeva piede e iniziava la sua storia nel mondo di Warhammer. Una civiltà, quella di Nehekara, che sarà oggetto della prossima puntata di Warhammer Fantasy Grand Battle e che ci consentirà di introdurre un altro dei protagonisti, questa volta in negativo, della storia del mondo di Warhammer, il re sacerdote Nagash il Nero, che passerà alla storia come il creatore
dell'arte della non morte ed il sommo necromante. Ma questa è un'altra storia e che ve la racconterò nella prossima puntata. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi è piaciuto questa impostazione che racconta le grandi battaglie, le grandi guerre del mondo di Warhammer. Fatemelo sapere e cercherò di rispondere a tutti i commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale Guida Galattica per Modellisti per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. Attivate la campanella e rimanete collegati con i nostri log di Facebook ed Instagram per non perdere neppure uno dei video, dei contenuti del canale. Nella prossima puntata, come anticipato, tratteremo delle guerre neccariane combattute tra la coalizione dei Re Sacerdoti e gli oscuri guerrieri al servizio di Nagash, che porterà alla creazione dei primi vampiri. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Agenti degli Elfi Oscuri sparsi in tutto il Vecchio Mondo sollevarono rancori a lungo sopiti e la risposta dell'Impero dei Nani al Regno degli Elfi poteva essere soltanto una. Ma porca puttana! Questa non è la risposta del Regno dei Nani e degli Elfi. Zitto! Che c'è? Basta! E sarà la parola elfo che... da buon cane nano.